Maria è madre perché ci coltiva la vita interiore. Continuiamo il nostro cammino verso la conclusione di questo mese di maggio, mese dedicato particolarmente alla devozione mariana, con le riflessioni, gli scritti, gli impulsi, direi, spirituali che ci vengono da una grande innamorata di Gesù, da una grande innamorata di Maria e da una grande figlia spirituale di Padre Pio da Pietrelcina, che è appunto Madre Maria Gargani, la beata Madre Maria Gargani, che si chiama la Madre Maria io non riesco mai a ricordare il nome da beata, ecco qui, Suor Maria Crocifissa del Divino Amore, così si chiama la beata Maria Gargani, Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. È bello, no? Questo titolo, Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. In questo titolo vi è tutta la spiritualità, tutto il carisma di Madre Maria Gargani. Ed è bello quel Maria Crocifissa, Crocifissa. Cioè, crocifissa qui vuol dire che non ha avuto le stimmate come Padre Pio, non vuol dire questo. Non vuol dire che ha avuto le stimmate, no? Ma vuol dire che si è lasciata crocifiggere, cioè ha donato tutta se stessa, tutta la sua vita, tutta la sua intelligenza, tutto il suo cuore, tutta la sua azione, tutti i suoi desideri, ha donato a Cristo. Tutta la sua vita per la realizzazione del divino amore. E Maria è anche lei madre crocifissa. Maria sotto la croce era sulla croce con il figlio, offriva il suo dolore con il figlio, offriva i suoi patimenti, la sua sofferenza con il figlio e per la salvezza del mondo. Anche Maria è stata crocifissa. Crocifissa da quel e in quel amore divino. E così la nostra Madre Maria Gargani. Ecco, lasciarci crescere interiormente da Maria, come una mamma fa, vuol dire abituarci a fare della nostra vita una continua crocifissione. A noi stessi, ai nostri peccati, ai nostri egoismi, alle nostre paure, ai nostri individualismi. Crocifissione che vuol dire saper offrire, saper donare, fare della vita propria un dono continuo al Signore e agli altri. E questo ci renderà veramente felici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.